Bentornati sulle pillole di Keep Up Forever. Oggi parleremo di efflorescenze. Le pietre, i mattoni, le ceramiche, gli intonaci, gli affreschi e molti altri materiali sono sensibili alle variazioni del microclima, avendo sali idrosolubili all'interno dei loro pori. Come sappiamo, le condizioni ambientali comportano cicli di umidità relativa, che possono generare la cristallizzazione e la dissoluzione dei sali. La cristallizzazione e la dissoluzione avvengono attraverso due meccanismi. Il primo, in cui l'evaporazione dell'acqua comporta la concentrazione del soluto, la sovrasaturazione e la cristallizzazione dei sali. Possiamo facilmente intuire questo meccanismo se pensiamo ad una soluzione di acqua e sale. L'evaporazione dell'acqua comporta che la soluzione diventi più salata e, dopodiché, arrivata ad un certo limite, si ha la cristallizzazione del sale. Il secondo meccanismo ha invece a che fare con l'igroscopia dei sali, cioè la tendenza dei sali ad assorbire umidità dall'ambiente circostante. In seguito a cicli di umidità relativa, i sali diventano deliquescenti o precipitano in forma cristallina quando l'ambiente è secco. Questi meccanismi generano danni meccanici cumulativi ed è quello che osserviamo nell'esempio alle mie spalle, in cui abbiamo una parete in avanzato stato di degrado e ciò che si osserva sono questi accumuli di cristalli bianchi, che sono i sali, nella parte inferiore della parete, chiamate efflorescenze. I sali, cristallizzando, quindi passando allo stato solido, aumentano notevolmente il loro volume e questo crea delle pressioni all'interno dei pori che va a provocare poi la rottura del materiale. Alla lunga, ciò che osserviamo sono veri e propri danni al materiale, quindi si hanno delaminazioni, sfaldature e distaccamenti del materiale. E se consideriamo che la superficie più esterna è quella di solito decorata, ciò che si va a perdere è il valore artistico della parete. Come è possibile osservare la parte inferiore di questa parete?